Sul mio canale oggi vi voglio proporre il tutorial di questi orecchini. Io ho utilizzato questi colori perché si sta avvicinando il periodo di Natale, per cui insomma li ho pensati in questo modo, però ovviamente potete benissimo realizzarli in altri colori, quindi sono adattabili anche agli altri periodi dell'anno. Sono partita da un rivoli centrale dall'incastonatura con le rocaille 11 e le rocaille 15 e poi ho fatto tutta una serie di passaggi intorno. Questa è la parte retro e la lavorazione risulterà un po' curvata al centro. L'ho pensata apposta per dare la forma ancora di più di fiore all'orecchino. Niente, io spero che il tutorial vi piaccia e vi lascio i materiali che ci occorrono per realizzarli. Allora, per fare questi orecchini mi occorre un rivoli da 14 mm. Io sto utilizzando questa bellissima colorazione bianco opaco. Due misure diverse di rocaille, 11.0 e 15.0. Io utilizzo questo qui della Miyuki. Poi mi servono due colori diversi di Super Duo. Allora, la prima per fare il fiorellino ho deciso di utilizzare questa, che sono le Opaque White Matte. E poi per fare le foglioline sto utilizzando queste, che sono le Neon Dark Emerald. Ovviamente una monachella, io utilizzo questa con il brillantino, come ago utilizzo un numero 10 e come filo utilizzo un filo di nylon da 0,16. Il primo passaggio da fare è quello di incastonare il rivoli con le rocaille. Sono partita da 32 rocaille 11,0 di base. Fatta l'incastonatura mi sono portata ad uscire dalla 11,0 centrale, questa qui praticamente. Ora inserisco sul lago 3 rocaille 15.0 e con l'ago mi inserisco nella rocaille 11 che viene dopo questa qui e tiro il filo. Ancora 3 rocaille 15 sul lago e come prima mi inserisco sempre nella 11 che segue questa qui e tiro il filo. Procedo allo stesso modo per tutto il giro. Bene, terminato il giro, mi sono portata ad uscire dalla seconda rocaille del primo gruppetto di tre che ho messo, da quella centrale praticamente. Ora inserisco sul lago due super duo del primo colore, nel mio caso quelle bianche, e mi inserisco nella seconda rocaille del gruppetto dopo, sempre da quella centrale, quella che sporge, questa qui, e tiro il filo. Prendo una super duo e mi inserisco sempre nella rocaille che sporge del gruppetto dopo. Tiro il filo, riprendo di nuovo due super duo sul lago e ancora mi inserisco sempre nella rocaille che sporge del gruppetto dopo. Tiro il filo, prendo di nuovo una super duo e mi inserisco sempre nella rocaille che sporge del gruppetto dopo e tiro il filo. Procedo allo stesso modo per tutto il giro, quindi alternando due super duo a una super duo. Terminato il giro, sto uscendo dal foro inferiore di questa super duo senza mettere niente sul lago, salgo nel foro superiore, prendo una super duo sempre bianca sul lago e mi inserisco nelle tre successive super duo, quindi nella prima, nella seconda e nella terza super duo che viene dopo e tiro il filo. Ancora prendo una super duo sul lago e mi inserisco nelle tre super duo successive, sempre nei fori ovviamente superiori e tiro il filo. Ve lo mostro un'altra volta. Prendo una super duo sul lago e mi inserisco nelle tre super duo successive e tiro il filo. Bene, faccio la stessa cosa per tutto il giro. Ok, adesso inseriamo sul lago 6 rocaille 15.0 e con l'ago ci dobbiamo inserire
nella 110 che sta sotto alla Super Duo centrale. Vedete, ci sono 1, 2, 3 Super Duo. Noi con l'ago dobbiamo inserirci nella 150 che sta qua sotto, questa qui centrale, proprio sotto alla Super Duo centrale del gruppetto di 3. E tiro il filo senza incastrare magari. Ok, riprendo di nuovo 6 rocaille 15 0 4 5 e 6, eccole qua. E adesso mi inserisco con l'ago nel foro inferiore della Super Duo che sta più in alto delle altre, questa qui praticamente, e tiro il filo. Di nuovo prendo 6 rocaille 15 0 sul lago, 3, 4, 5 e 6, eccole qua, e mi inserisco sempre nella 110 0 che sta giusto sotto alla Super Duo centrale e tiro il filo. Di nuovo 6 rocaille 15 0 sul lago, 3, qua, e mi inserisco sempre nel foro inferiore di questa Super Duo, quella che sporge, e tiro il filo. Procedo allo stesso modo per tutto il giro. Bene, ho terminato il giro e ora sto uscendo dal foro inferiore di questa Super Duo. Senza mettere niente sul lago, salgo nel foro superiore e tiro il filo. Metto sul lago 4 rocaille 110 0. E con l'ago mi inserisco nel foro superiore della Super Duo centrale, questa qua, e tiro il filo. Prendo di nuovo 4 rocaille 110 0 e questa volta punto l'ago nel foro superiore della Super Duo e tiro il filo. Di nuovo prendo 4 rocaille 110 sul lago e mi inserisco nella Super Duo centrale, sempre nel foro superiore, e tiro il filo. Ancora 4 rocaille 110 0 e mi inserisco nel foro superiore della Super Duo che viene dopo e tiro il filo. Procedo allo stesso modo per tutto il giro. Completato il giro, mi sono portata ad uscire dalla seconda rocaille 11 che abbiamo messo inizialmente, questa qui. Ora metto sul lago 2 Super Duo del secondo colore, quindi il verde, e con l'ago mi inserisco sempre nelle prime due rocaille 110 prima della Super Duo e tiro il filo. Prendo sul lago una 15, una 11 e una 15 e con l'ago mi inserisco sempre nelle prime due rocaille 110 che vengono dopo, insomma, e tiro il filo. Riprendo ancora due Super Duo sul lago, eccole qua, e con l'ago mi inserisco sempre nelle prime due rocaille 11 prima della Super Duo, in queste due, e tiro il filo. Di nuovo prendo una 15, una 11 e una 15 e mi inserisco sempre nelle prime due rocaille subito dopo la Super Duo e tiro il filo. Bene, procedo allo stesso modo per tutto il giro. Ok, mi sono portata ad uscire dalla rocaille 15 di una delle punte dei petali del fiore, da questa qui praticamente. Ora inserisco sul lago 2 rocaille 110, 2 Super Duo sempre verdi e altre 2 rocaille 110 e mi inserisco sempre nella stessa rocaille solo dall'altra parte, quindi esco di qua e con l'ago mi inserisco dall'altra parte, cioè di qua, e tiro il filo. Bene, con l'ago rientro nelle due rocaille 11 e
che ho appena messo, tiro il filo, prendo sul lago 2,150, eccole qua, mi inserisco nel foro superiore della Super Duo, tiro il filo, prendo 2 rocaille 11,0 sul lago, mi inserisco nell'altra Super Duo, sempre nel foro superiore, tiro il filo, prendo altre 2,150 sul lago e mi inserisco all'interno delle 2 rocaille 11 e tiro il filo. Adesso ripasso un paio di volte all'interno dell'ultimo pezzettino di lavorazione in modo da dare più stabilità a tutto quanto e poi scendo all'interno della lavorazione e faccio un paio di giri, faccio un nodino e posso tagliare il filo in eccesso perché l'orecchino è finito. Ho messo la monachella e questo è il risultato finale. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete domande o dubbi, come sempre, scrivetemi. Spero di vedere tante stelline di Natale come queste. E vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo.